Gli infortuni nell'ambito del lavoro non calano perché c'è un problema di cultura della sicurezza nell'ambito lavorativo. Quindi se noi non aumentiamo questa cultura di conoscenza applicata alla prevenzione, che è una parola importante perché l'infortunio si può evitare, non è una fatalità, ma questo si evita se c'è una prevenzione è nella cultura d'impresa, nella cultura del lavoratore e nell'applicazione dei contratti che dentro hanno questo messaggio. Purtroppo dentro i nostri cantieri abbiamo la mancata applicazione contrattuale che può essere purtroppo del lavoratore in nero. Ha un altro grande problema che vediamo in questo periodo, lavoratori che non gli viene applicato il contratto dell'edilizia, che lavorano dentro i cantieri edili e che quindi sono oggetto non più della verifica applicativa del contratto e della previsione di formazione della sicurezza, ma entrano in cantiere senza conoscere i rischi che stanno per incontrare e che molte volte porta questi stessi medesimi lavoratori a non avere proprio conoscenza di quello che intorno a sé è un pericolo e quindi il pericolo dopo si tramuta in infortunio. Inoltre abbiamo un altro grande problema, il problema dei lavoratori edili ultra cinquantenni, dove è lì che si annida l'aumento degli infortuni. Perché? Perché questi lavoratori, usurati anche dal tempo di lavoro, hanno delle reazioni differenti e hanno anche quella non voglia di poter continuare a essere sicuri in ambito lavorativo perché devono produrre di più data la loro età che non gli permette di dare delle risposte all'impresa che sempre di più chiede al lavoratore. E più in même temps, j'étais sûr de mourir. Ero convinto di morire. Pensavo solo alla mia famiglia. Gli ultimi dati INAIL riguardanti gli infortuni sul lavoro nel 2016, che includono anche quelli fuori dall'azienda su mezzo di trasporto, parlano di circa 642.000 denunce registrate, lo 0,66% in più rispetto al 2015 e con una flessione del 14% rispetto al 2012. 1.104 sono gli infortuni con esito mortale a fronte dei 1.286 del 2015 e dei 1.364 del 2012, con una diminuzione complessiva del 12,7% rispetto al 2015 e di circa il 25% rispetto a 5 anni fa. Per quanto riguarda le malattie professionali, di 60.000 denunce effettuate nel 2016, circa il 30% in più rispetto al dato di 5 anni fa, il 64% è per malattie del sistema osteomuscolare, mentre sono più di 1.400 i lavoratori con malattia asbesto correlata. I soggetti ammalati risultano essere in totale 45.000 e di questi il 37% per causa professionale riconosciuta. Nel 2016 sono stati 1.297 i lavoratori morti a causa di malattia professionale, dato in calo del 32,2% rispetto al 2012. Tanto si sta facendo da parte di imprese, tecnici di cantieri e scuole edili per ridurre i rischi e garantire la giusta e costante formazione in materia di sicurezza. I dati, tuttavia, confermano che occorre insistere su questa linea, creando competenze e condizioni ottimali per vivere e lavorare in sicurezza. Un concetto che deve entrare nella cultura quotidiana di ognuno di noi. Ah!
È una domanda non proprio corretta, o perlomeno non esistono vernici che hanno questa funzione, ma esistono invece vernici con delle aggiunte realizzate dal punto di vista industriale con la nanotecnologia che permettono di aumentare la superficie e la temperatura di superficie delle pareti interne e in questo modo evitare la condensa. Non sono materiali o vernici o pitture anticondensa, ma indirettamente utilizzandole si ottiene anche un effetto positivo e quindi si evita molto spesso di avere questo effetto problematico spesso di condensa sulle pareti interne. La sismica è un argomento che per forza di cose continua a imporsi all'attenzione di tutti e che il mondo dell'edilizia sta cercando di affrontare sia dal punto di vista dell'edificazione del nuovo, sia, grande problematica del nostro paese, da quello della riqualificazione dell'esistente. Una questione complessa che si sta cercando di risolvere grazie a nuove tecnologie dei materiali e ad agevolazioni fiscali per mettere a norma gli immobili, correlandovi anche il problema dell'efficientamento energetico. Il terremoto è lo scuotimento del terreno che avviene per determinate cause. Questo scuotimento può avvenire in tutte le direzioni, sia orizzontali sia verticali, e questo scuotimento del terreno di fatto genera poi sulle costruzioni delle forze di inerzia e delle accelerazioni. Il fatto che avvengano tanti crolli in questi eventi sismici, che peraltro sono inevitabili e non prevedibili, dipende soprattutto da una circostanza fondamentale, che il patrimonio edilizio italiano è un patrimonio che per buona parte è stato costruito al di fuori di regole sismiche, perché è un patrimonio, diciamo, datato. Il problema vero sarebbe quello di provvedere al rafforzamento di queste costruzioni indipendentemente dal fatto che ci sia stato un sismo o che si abbia in previsione che questo possa avvenire. Ecco, rafforzamento come? Qualche esempio. Una costruzione di muratura risulta estremamente efficiente ai fini di una ulteriore protezione sismica dei fabbricati, quello di, per esempio, inserire delle tirantature che legano fra loro i muri in maniera tale da evitare dei ribaltamenti. Questo è un provvedimento anche di relativamente modesto impatto, ma di rilevante importanza ai fini del miglioramento del comportamento. Poi ripeto, ogni tipologia costruttiva ha una sua specificità. Le strutture in cemento armato oggi vengono spesso rafforzate con l'uso di fibre di carbonio, fibre di vetro, fibre aramidiche, eccetera, che vengono disposte in maniera tale da rafforzare quelle che sono le deficienze del comportamento delle strutture, sia in termini di resistenza, sia in termini di utilità della costruzione. Il governo ha dato con l'ultima legge di bilancio un forte incentivo, quindi potenziando gli incentivi già in vigore, per la riqualificazione energetica e anche sismica soprattutto, di tutti gli edifici, non solo delle abitazioni, anche degli edifici a destinazione produttiva, quindi è una grossa opportunità per fare prevenzione rispetto appunto agli eventi sismici che hanno colpito anche di recente il territorio nazionale e per fare anche risparmio energetico. Quindi diciamo è una grossa opportunità che tutti possono sfruttare, anche i soggetti che oggi, e questa è la novità principale, non avendo chiaramente un IRPEF da pagare, cioè imposte da pagare perché hanno un reddito limitato, in questi casi interviene lo Stato e ovviamente dà la possibilità di pagare mediante un meccanismo di cessione
dell'importo che prima si doveva detrarre a soggetti terzi, ad imprese, a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari per fare i lavori. Quindi il problema finanziario di come pagare i lavori è parzialmente o quasi totalmente risolto. Questo ovviamente aiuta anche le tempistiche di intervento sulle abitazioni. Sì, diciamo che accelera, perché il problema finanziario, soprattutto nelle assemblee condominiali, perché qui parliamo soprattutto di interventi che riguardano le parti esterne dei condomini, non le singole unità immobiliari all'interno, perché la prevenzione ad esempio sismica si fa quando si interviene sull'edificio, non sul singolo appartamento. E in questi casi ovviamente le tempistiche sono legate innanzitutto all'approvazione del progetto alle assemblee condominiali. Qui parliamo di lavori incisivi, quindi ci vuole una progettazione con un ingegnere strutturista, ovviamente, perché si interviene sulle strutture, e ci vuole una delibera assembleare che decide anche i tempi di esecuzione dei lavori, i tempi anche del pagamento e le modalità di pagamento di queste spese. All'Istituto Professionale Edile, un'area didattica dedicata alla sismica. Sarà un'area dedicata a tutte le attività legate alla formazione specifica per strutture danneggiate da un sisma, e cercheremo proprio di ricostruire con modelli in scala, con macchinari compresse e con altri strumenti necessari a comprendere bene i meccanismi di collasso e di funzionamento delle strutture, appunto, in caso di un sisma. E questo ovviamente richiede un'area attrezzata che cercheremo di mettere in piedi, ritagliandone una parte del nostro laboratorio dove facciamo le prove pratiche, e questo ci permetterà poi di fare delle cose più concrete, più pratiche, anche per le maestranze in modo particolare. Un'azienda vede ormai nella sicurezza il margine dell'opera, perché notiamo sempre di più che le opere vanno a forte ribasso economico e l'azienda quindi, per trovare marginalità nelle lavorazioni, soprassiede nell'applicazione specifica delle norme della sicurezza. Su questo è molto importante ribadire che la sicurezza non può essere destinata come un costo dell'opera, ma deve essere un investimento della società. Il contratto in sé prevede 16 ore di formazione inizio lavoro per il lavoratore e 8 ore costanti ogni anno che vengono effettuati all'interno della nostra scuola. Oppure possono essere fatti, e in questo caso molte aziende preferiscono questo secondo meccanismo, da un preposto aziendale, che molte volte è solo una formazione di routine e probabilmente, come direbbe qualcuno, cartacea e non pratica, come invece viene effettuato qui con dei professori e anche con una verifica specifica di quelle che sono le casistiche degli infortuni e perché si sono determinati. Partenza presso IPLE, un seminario interessante perché coniuga la prevenzione degli incendi con il BIM, quindi la tecnologia che serve appunto per la progettazione. Sì, siamo riusciti ad organizzare questo seminario il 14 novembre con IPLE e in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco della provincia di Bologna. E in questo seminario, che tra l'altro ha ottenuto l'accreditamento presso gli ordini professionali, sia ingegneri che architetti, cerchiamo di introdurre questa specializzazione, appunto la prevenzione incendi, all'interno del processo edilizio sviluppato su una piattaforma BIM. E questo chiaramente rientra nell'idea di lavorare in un ambiente integrato che coniuga i diversi aspetti della progettazione, inserendo una specializzazione, quindi una professionalità specifica che fa riferimento ad un corpo normativo specifico e che dovrebbe accompagnare il professionista sia nelle fasi di progetto che nelle fasi di esecuzione che nelle fasi di certificazione finale delle opere eseguite.